Noi abbiamo cominciato in Liguria nel 2007, proprio perché avevamo preso il riferimento del Consiglio di Stato, che già nel 1976 decretava che in Italia si erano date troppe concessioni a detrimento della libera balneazione, situazione che ha compromesso che cosa? La libera balneazione lungo i litorali. Noi abbiamo situazioni in Liguria dove le spiagge libere sono un vero miraggio, quindi c'è una necessità che si vada a gara, non solo a gara per dare un ordine e quindi la possibilità alle imprese di concorrere e avere poi dei canoni concessori veramente adeguati a quello che è il loro rientro, perché il Novisma ha valutato in circa 15 miliardi qual è il fatturato del settore. Quando loro pagano non limitatamente 105 milioni di canoni demaniali, ovvero una media neanche di 3.000 a concessione balneare, quindi una rendita di posizione che non può reggere da questo punto di vista. Ma se non andiamo a riordino non possiamo neanche inserire spiagge libere dove mancano nei piani di utilizzo demaniale.